Ad una più attenta lettura, mi rendo conto, nelle commissioni competenti, ecco, la consigliera Celli è membro della commissione patrimonio, non credo fosse presente quando l'abbiamo trattata in commissione, gli altri gruppi di opposizioni oggi presenti neanche. Spiego che questa delibera, ovviamente, come avete rilevato, nel primo punto parte dalla mozione numero 63, però. Dove è diversa dalla mozione 63? È diversa dal fatto che la mozione 63 è limitata alle attuali tre sottopassi definiti per Roma Capitale, quelli che ho detto prima, quindi. E a questi limitava la sua azione, che come mozione impegnava la sindaca e la giunta ad attivarsi. Una delibera ha natura differente. Il primo punto ricalca in toto la mozione. E lo fa perché c'è scritto di voler valutare, perché ad oggi il regolamento concessioni non prevede questa possibilità. Quindi se avessi scritto di prevedere l'abbattimento, come era inizialmente stato corretto, probabilmente avremmo avuto un parere negativo da parte degli uffici, poiché non esiste un regolamento che prevede questa fattispecie. Il secondo punto mira invece a un'azione più energica a sostegno di queste iniziative. Quindi chiede chiaramente la costituzione di un tavolo interdipartimentale dove siedano appunto rappresentanti delle associazioni di categoria delle librerie e gli uffici preposti. Naturalmente gli uffici preposti si incontrano separatamente con tutti gli organi competenti, poi si possono confrontare con queste categorie per lavorare in merito al rilancio del settore. Questa è una, diciamo, iniziativa che è similare ad altre iniziative messe in campo a livello oggi del nostro governo, ma anche regionale. E, poi chiede di dare attuazione alla mozione, quindi chiediamo in questo caso agli uffici, non stiamo richiedendo alla Giunta di dare attuazione alla mozione. Una cosa è che lo chiede l'Assemblea Capitolina, una cosa lo chiedono, cioè naturalmente c'è un doppio impegno, se vogliamo, da parte delle eventuali direttive che la Giunta può fare agli uffici, l'Assemblea Capitolina lo chiede con forza con questo sottopunto. Poi estendiamo col terzo sottopunto del secondo punto identificazione a tutti i sottopassi, quindi non solo i tre che erano identificati nella mozione, ma di tutta la città, e estensione anche come tipologia, quindi tutte le attività culturali, le start-up e l'artigianato. Quindi questa delibera vuole essere un rafforzativo della mozione e un'estensione della portata dell'aiuto che si può dare a tutte queste tipologie di iniziative. Certo può essere migliorata, non è questo un punto, non abbiamo finito nulla, è un punto di inizio per un qualcosa che poi possiamo anche costruire insieme più di dettaglio, magari dopo che verrà costituito il tavolo interdisciplinare, potremmo, secondo me, con gli uffici SIMU, Patrimonio e Sviluppo Economico sicuramente, e si potranno poi declinare, l'assessorato al patrimonio ha già dato la sua disponibilità a lavorare su questo tema, così anche l'assessorato Sviluppo Economico, penso anche il SIMU non avrà nessuna difficoltà in merito, quindi io dico colleghi, portiamo intanto avanti questa iniziativa e poi ci rivediamo nelle commissioni competenti per potenziare e dettagliare ulteriormente le azioni che potremo portare avanti per aiutare queste categorie. Grazie.